Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi voglio parlare di un oggetto che è ricco di storia, di magia e di leggenda, l'acchiappasogni. Questo è un oggetto molto particolare, ce ne sono di tanti tipi, c'è bianco, c'è colorato, c'è di tanti colori diversi, c'è in tinta unita, c'è con le perline un po' più fitte, con le perline un po' meno fitte, ce ne sono davvero di tantissimi tipi. Io vi faccio vedere questo perché è l'ultimo che ho ricevuto, però ne ho anche qualcun altro. Comunque, questo oggetto è capace, secondo la leggenda, di allontanare gli incubi e di favorire invece i sogni positivi. Chi lo possiede di solito lo appende in camera vicino al letto, sperando appunto di poter allontanare questi sogni negativi. Però ha una sua storia e una sua leggenda e soprattutto una ricca simbologia. Innanzitutto nasce dai nativi americani, che sono quelli che noi chiamiamo gli indiani d'America, e dalla tribù dei Lakota, che si trovava proprio in Nord America. Nasce da una leggenda particolare: un capo spirituale di questa tribù si trovava in cima a un monte e ha avuto la visione di uno spirito che gli è apparso sotto forma di ragno e che ha cominciato a parlargli del ciclo della vita, delle energie positive, delle energie negative, di come certe scelte possano orientare verso una vita migliore o peggiore. Insomma, ha cominciato a fare tutto questo discorso. Alla fine del suo discorso, questa rete era diventata un cerchio perfetto con un foro al centro. E secondo questo spirito, questo oggetto sarebbe stato in grado di orientare le persone verso i propri obiettivi positivi, catturando quelli negativi. E quindi da qui nasce l'acchiappasogni. Poi c'è anche un'altra leggenda, in realtà, che racconta come un'altra tribù di nativi americani abbia usato questi oggetti fin da subito per allontanare gli incubi, quindi non si trattava più di obiettivi della vita e di energie positive, ma di catturare proprio gli incubi. E sembra che nasca dall'amore di una madre per la sua bambina che era tormentata dagli incubi. Aveva creato questo oggetto raccontando alla bambina che se lo avesse tenuto vicino al letto, questo sarebbe stato capace di catturare tutti gli incubi e di far avvicinare solo i sogni positivi. E da questo nasce la leggenda dell'acchiappasogni e sembra che queste tribù di nativi americani mettessero sopra la culla di ogni nuovo nato un acchiappasogni. E ci sono alcuni indiani d'America che ancora oggi, a distanza di secoli, utilizzano l'acchiappasogni sopra le culle dei loro bambini. Quindi la leggenda è sicuramente affascinante ed è il motivo per cui questo oggetto viene attribuito all'allontanamento degli incubi, però in realtà è ricco di simbologia. Io volevo parlarvi un po' della simbologia e un po' di come funziona. Voi vedete che c'è un cerchio esterno. Questo è capace di catturare durante la notte le energie negative, di intrappolarle all'interno del cerchio nella fitta rete e nelle perline che voi vedete. Il cerchio rappresenta l'universo e il ciclo della vita. Invece la rete all'interno rappresenta una trappola per gli incubi. Il punto centrale invece lascia fluire liberamente i sogni positivi, quindi passano attraverso questo foro e arrivano alla mente della persona. E poi queste piume e questi fili rappresentano l'aria e il volo degli uccelli. Quindi praticamente di notte i sogni negativi vengono catturati nella rete e poi al mattino con i primi raggi del sole vengono disintegrati e fatti fluire via attraverso queste piume che rappresentano appunto il volo libero degli uccelli e l'aria. E tutte le energie positive passano attraverso il foro centrale. Quindi questo è un pochino a grandi linee il funzionamento dell'acchiappasogni. Sicuramente è una cosa molto affascinante. I nativi americani dicevano che aiutava la crescita personale, perché comunque avvicinare i sogni positivi sicuramente aiuta a vivere in modo più propositivo, senza dubbio, fare delle riflessioni che possano motivare verso scelte migliori e sicuramente al di là di tutto rimane un oggetto molto carino e decorativo per la propria camera da letto.
oggetto. Io, come vi dicevo, ne sono abbastanza affascinata. Questo è l'ultimo che ho ricevuto. Poi ne ho degli altri che sono molto più semplici, ma che comunque apprezzo sempre. Inoltre, se ne volete uno, potete trovarlo tranquillamente in vendita a basso prezzo sia su Amazon che su AliExpress. Magari vi lascio qualche link se vi interessa, però è sicuramente un oggetto ricco di simbologia e di magia e mi faceva piacere parlarvene, portare questo argomento sul canale perché comunque l'argomento dei sogni mi attira, mi affascina, quindi poi magari farò anche altri video in proposito. Io come al solito vi invito a farmi sapere nei commenti se conoscevate questa leggenda e se conoscevate il funzionamento di questo oggetto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.